all'inizio degli anni 90 accade una faida interna alla Mala per il controllo del territorio e del traffico di droga. E qui viene ucciso un vostro affiliato, Giancarlo Millo, detto Marziano. Sì. E poi voi uccidete i vostri rivali, i fratelli Rizzi. Sì. Come andò? Il Marziano 10 giorni prima era venuto da me, davvero intimorito, perché i Rizzi lo minacciavano: se non te ne vai da Venezia ti ammazziamo. Ma se stai scherzando, ma i Rizzi vengono a dirmelo se ti devo mandare via, ma non esiste, sarebbe la loro condanna a morte. E lui mi fa: no, ma guarda che fanno sul serio. Ma dai, vai tranquillo, sia io che i mestrini. E dopo 8 giorni lo ammazzano nel bar pizzeria, caro. 5 gennaio 1990, in una piccola pizzeria di Mestre, viene ucciso uno spacciatore che lavora per Maniero. Anche a Venezia, come a Palermo, si può morire in un bar per un regolamento di conti. Anche stavolta la vittima è un esponente della Mala, Giancarlo Millo, 45 anni. Aveva cominciato come contrabbandiere, poi aveva provato a Parigi il colpo grosso in una gioielleria. Finì in carcere con altri 6 uomini d'oro. Da anni ormai campava spremendo i turisti in quella terra da far west che è l'isola del Tronchetto. È uno sgarro gravissimo. Tutti sanno che quell'omicidio è il guanto della sfida lanciato al boss della Mala del Brenta dal gruppo dei Giudecchini. A capo ci sono i fratelli Massimo e Maurizio Rizzi. I piccoli boss del centro storico di Venezia non hanno più voglia di orbitare nel sistema Maniero.